potete vedere, la capienza di ogni singolo padiglione è qualcosa di incredibile e davvero visitarli tutti diventa complicato. Ho visto diverse persone che stavano cercando un tipo di auto, quindi era magari un po' più facile perché andavano appunto in ricerca, ma girarlo tutto a livello di visita, di piacere, diventa davvero complicato. Servono credo più giorni per vedere tutto come si deve. Ma che roba! Tra le varie riprese che ho fatto fino ad ora, ho deciso di dedicarne alcune all'usato che è esposto e adesso vi faccio vedere delle robe pazzesche. Oltre i padiglioni ovviamente c'è una parte esterna ed è la parte più curiosa. Perché? Perché non so se intravedete dietro questa tenso struttura, ma qui c'è Eleonor, la Shelby GT500 di fuori in 60 secondi, è esattamente lei. La parte esterna è fatta per essere esplorata completamente e potete trovare delle auto davvero particolari, però bisogna cercarle bene perché, come vedete, possono essere o nascoste dietro a un nylon o nell'ultimo angolino inesplorato, perché magari di un rivenditore con meno pezzi da mettere in esposizione, quindi ha relegato nella parte magari più nascosta del salone. Però potete veramente trovare di tutto e di più, magari dietro l'angolo che non vi aspettavate. Signori miei, Weissmann GT, questa monta il V10 della M5 S60, motore glorioso e pazzesca, non ne avevo mai vista una dal vivo, così come è molto difficile vedere dal vivo la BMW Z8, anche 964 RS, comunque tanta roba, stupenda. Il prezzo è trattativa riservata, non li espongono nemmeno, ma è veramente molto alto. Questa poi è a 9600 km. Ovviamente come tutte le cose bisogna esserne esperti, altrimenti si porta a casa una rat rod come questa. Questo è uno stile, non è un ferro vecchio, però bisogna essere esperti perché non si può parlare di vera e propria fregatura, ma si rischia di portare a casa qualche auto con componenti non originali, auto un po' sopravvalutate. Dunque la sola e semplice, tra virgolette, passione per le auto non basta quando si va a finire sulle auto d'epoca. Ci sono veri e propri esperti che sanno distinguere con un colpo d'occhio un'auto che vale il prezzo che c'è attaccato al cartellino e un'altra che magari sì, è tenuta bene, però non vale la cifra esposta. Dunque se mai doveste andare a sbattere su qualche auto d'epoca, fatevi consigliare se non siete super esperti, perché sì, la passione ok, ma qua bisogna saperne a pacchi, signori miei. Soprattutto se venite per auto di un certo tipo che hanno certi tipi di prestazioni, tipo questa qua sul TRS, bisogna star sempre ben attenti. Auto del genere non sono state sempre in garage come molti venditori magari possono dirvi per appiopparvela. Fatevi sempre consigliare da qualcuno di veramente veramente esperto, che sa quali domande fare e sa dove guardare sotto il cofano. Ecco, per esempio, io sto cercando una Clio Williams, non da comprare ma da provare, la sto cercando da non so neanche io quanto tempo. È difficile trovarne di non convertite, è difficile trovarne in ottime condizioni, è difficile trovarne, come vi dicevo, se si ha la voglia e la tranquillità di girare e cercare, si possono trovare come questa SLS MV Roadster. Madonna, è ancora vicina ai 200.000 euro. Qui tutto sta a girare, 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 senza meta e senza fretta, e si trovano delle macchine pazzesche. We'll be right back.